per ragazzi. Che bello. La mia vita è come un'avventura. D'isola in isola. Che bello. 250 milioni scout. Wow, e Fede, questo che cos'è? 100 anni di scoutismo cattolico della zona di Sassari. Me lo leggi? Va bene, se ti siedi un attimo, hai un po' di pazienza, ti leggo il libro. Se avete un po' di pazienza, vi leggerò i 100 anni di scoutismo della zona di Sassari. Lo scoutismo nasce nel 1907 in Inghilterra ad opera di Baden Powell. Inizia il suo percorso in Italia nel 1910. Dopo pochi anni arriva in Sardegna. Il primo gruppo scout della città di Sassari ha inizio da un ciclo nato nella chiesa di Santa Maria di Bethlehem, la Robust et Virtus, il cui direttore era padre Luigi De Ligia. La Robust et Virtus era una società ginnico-sportiva aderente alla FASCI, la Federazione delle Associazioni Sportive Cattoliche in Italia, di cui il presidente era il conte Mario di Carpegna. Il 16 gennaio del 1916, in piena guerra mondiale, nasce l'ASCI, Associazione Scoutistica Cattolica Italiana, a ricoprire l'incarico di commissario centrale è il conte Mario di Carpegna. A giugno Papa Benedetto XV approva l'associazione e nomina il gesuita padre Gianfranceschi assistente ecclesiastico centrale. Padre De Ligia, con 60 ragazzi, fonda il reparto Sassari 1, Robust et Virtus, all'interno della nomina società. Viene registrato il 5 settembre 1916 ed è il primo reparto ASCI sotto in Sardegna ed è il 27esimo ad essere immatricolato in Italia. Nel dicembre di quello stesso anno, Papa Luigi viene chiamato alle armi come cappellano militare e nei mesi seguenti vengono chiamati al fronte anche gli istruttori del reparto. Così, dopo circa 8 mesi dalla sua nascita, il reparto è costretto a sospendere le attività. Nel 1922 il Sassari 1 riprende le attività e il 7 maggio viene inaugurato alla presenza del capo scout d'Italia, il conte Mario di Carpegna. Padre De Ligia è nominato commissario provinciale e Luigi del Sole, aiuto istruttore del reparto. Nel mese di agosto 1922 a Ozieri si tiene il secondo congresso regionale sardo della gioventù cattolica. In questa occasione nasce il reparto Ozieri 1. A dicembre, nel seminario arcivescovile di Sassari, viene inaugurato il reparto Sassari 2, San Gavino. Fede, cosa accade nel maggio del 1923? Aspetta, tu hai troppa fretta. Stai seduta, ascolta. Allora, nel maggio del 1923 vengono aperti a Sassari 3 riparti. Sassari 3, Antonio Bidau del circolo Silvio Pellico. Il Sassari 4, San Giorgio della scuola catechistica del Duomo. E il Sassari 5, San Vincenzo del circolo... Il nostro gruppo! Sì, vero. Ora siediti. Del circolo Fides et Amor, presso l'ospizio San Vincenzo. Ad ottobre vengono immatricolati altri 2 riparti, il Sassari 6, Pierino del Piano, della parrocchia di San Sisto, e il Sassari 7, San Giuseppe. Tra il 1923 e il 1924 vengono aperti in provincia diversi riparti grazie al lavoro di propaganda fatto da padre Luigi e dagli scout più grandi del Sassari 1. Tra questi ricordiamo i riparti di Alghero, Bonorva, Tempio, Patada, Nulvi, Sorso ed ancora altri. Il 3 aprile del 1926 il re firma la legge su opera nazionale Balilla.
il regime richiama a sé l'educazione giovanile. Da qui inizia la fase discendente dello scoutismo italiano. In Sardegna, sulla Sassari e a Cagliari, gli scout continuano la loro attività. Il 13 aprile del 1928 entra in vigore un decreto legge con il quale vengono abolite tutte le associazioni non facenti parte dell'ONB. Il 13 maggio 1928, esattamente 30 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto legge, l'ASCI cessa legalmente di esistere. Gli ultimi riparti a chiudere in città tra il 1927 e il 1928 sono il Sassari 1 e il Sassari 6. Nonostante questo, lo scoutismo in Italia non muore, inizia il periodo chiamato giungla silente. Tra difficoltà e rischi, vari gruppi di giovani proseguono in clandestinità l'attività, tra questi le Aquile e Randagi di Milano. Finita la guerra, Luigi De Sole insieme a Don Piga, che era stato scout nel riparto Sassari 1 Rubet Virtus, chiuso tra il 1927 e il 1928 dal regime fascista, rifonda il Sassari 1 nella chiesa del Sacro Cuore il 21 agosto 1945. Nello stesso anno, nella chiesa di San Francesco ad Alghero, viene fondato il riparto Alghero 1. Nell'ottobre del 1948 viene immatricolato, sempre presso la chiesa di Santa Maria di Betlem, il primo e unico riparto AGI sassarese. Il 18 marzo del 1949 la caporeparto Peppina Manca fa la promessa nelle mani del commissario di zona Luigi De Sole. Il giorno seguente, il 19 marzo, festa di San Giuseppe, fanno la promessa altre 12 ragazze, che divise in due squadriglie danno vita al Sassari 1 Santa Maria. Nel 1955, nel gruppo femminile Sassari 1, viene aperto il cerchio, arrivano le prime coccinelle. Mamma, hai raccontato cose sulle ragazze, ma ora ci penso io. Il 4 maggio 1974 l'ASCI e l'AGI, riuniti in Consiglio Generale congiunto, deliberano di riunirsi insieme dando vita ad una nuova associazione, l'AGESCI, Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani. Questa associazione, nel tener conto delle evoluzioni educative e pedagogiche del tempo, introduce la coeducazione, la possibilità c'è di educare insieme ragazzi e ragazze, prevedendo anche attività in comune. Attualmente i gruppi presenti nella zona di Sassari, disposti in ordine di nascita, sono 1945 Alghero 1, 1947 Sassari 2, 1966 Sassari 3 e Sassari 4, 1971 Sassari 5, 1972 Alghero 2, 1979 Porto Torres 1, 1984 Sassari 7, 1985 Alghero 3, 1987 Sassari 8, 1992 Olbia 1, 1995 Sassari 9, 1996 Alghero 4, 1997 Ossieri 1, 2012 Alghero 5. Guarda il lato positivo delle cose e non quello oscuro, ma il modo vero di essere felici e rendere felici gli altri. Prova a lasciare questo mondo un po' migliore di come l'hai trovato.